prima non credevo che lo scambio di saperi favorisse la ricerca e non mi facevo alcun problema a lasciare i miei dati a chiunque. Poi ho scoperto Reload. Prima pensavo che esistessero solo i mezzi di informazione ufficiali, non guardavo sempre la TV. Pensavo che non si potesse fare informazione dal basso. Poi ho scoperto Reload. Confondevo libero con gratuito e legale con giusto e mi annoiavo. Io pensavo che si imparasse solo a scuola. Non avevo mai usato software libero. Boh, pensavo che software libero fosse l'utopia. Certo, codavo, però a casa ero solo. Adesso share.